acciaio. Quindi partiamo dalla S, che è il nostro acciaio. L'acciaio è un acciaio ad altissima resistenza a torsione, è un acciaio particolare che in funzione di un processo di profilatura successivo riesce a disorientare gli elementi, le colonie perlitiche di cui è costituito, allineandoli in un'unica direzione e schiacciandoli, determinando un incremento di resistenza a trazione in un'unica direzione. Il materiale è un materiale ad altissima resistenza, come tale tende ad avere un comportamento fragile, però è avvitato in dei trefoli, i quali offrono una sorta di pseudo-duttilità una volta sottoposti a trazione, dovuta proprio allo stiramento per geometria del trefolo nel quale sono raccolti i singoli filamenti. Il materiale acciaio, a differenza di qualunque altro materiale carbonio o cromamide, ha resistenza a taglio. Quindi, mentre il carbonio soffre molto e anche in cantiere basta che gli cada una cassuola di taglio e può recidere diverse fibre e la resistenza finale del sistema poi è significativamente decrementata, l'acciaio, è stato testato in collaborazioni con una sbagliata università, questo acciaio può essere bloccato attraverso dei sistemi di bloccaggio meccanico a sandwich sottoposto a trazione, e si vede che la tensione di trazione, in corrispondenza alla quale si ha la rottura del filamento, è pressoché tale da mobilitare la tensione teorica che ci aspettiamo dal nastro. Nel caso invece facessimo lo stesso prova con il carbonio, arriveremo a tranciamento in corrispondenza dell'afferraggio, perché appunto lì ci sono concentrazioni di tensioni e il carbonio non ha resistenza a taglio, che non riuscirebbe a mobilitare la resistenza teorica che ci aspettiamo dall'impiego di quelle fibre. Quindi questo significa che la facilità di ancoraggio permette anche una serie di semplificazioni a livello operativo di messa in opera del materiale. L'ancoraggio può essere fatto in realtà con lo stesso tessuto, basta semplicemente arrotolarlo, infilarlo in dei perfori, inghisarlo e poi utilizzare la stessa striscia per il rinforzo dell'elemento strutturale, volta, muratura, eccetera, senza discontinuità come invece si richiede per i sistemi composti che devono essere interrotti, devono essere messi dei connettori, sfioccati, impregnati. Quindi a livello anche di tempistica in cantiere ovviamente ci sono dei vantaggi, ma poi soprattutto un vantaggio strutturale connesso alla non necessità di interruzione fisica del tessuto. L'ultimo vantaggio forte di questi filamenti sta proprio nella geometria del filamento, che è un diametro nominale inferiore a 1 mm. Questo significa che può essere adeguatamente impregnato anche da matrici non di tipo epossidico, non di tipo organico, ma anche da una matrice di tipo inorganico, una matrice pozzolanica, quale quella che poi è stata ottimizzata. Un tessuto in carbonio, se cerchiamo di impregnarlo con una matrice di tipo cementizia, verrà inglobato sicuramente, ma i filamenti che costituiscono le tessiture con le quali è realizzato il tessuto non vengono impregnate dalla matrice, che ha delle particelle dell'ordine del millimetro, ha delle particelle che non riescono a realizzare un comportamento d'insieme complessivo del tessuto di rinforzo. Le matrici sono state ottimizzate, noi abbiamo brevettato il sistema, abbiamo testato le matrici sia per quanto riguarda le proprietà meccaniche, quindi abbiamo studiato le curve granulometriche per garantire il migliore interlocking meccanico fra il tessuto e la matrice, onde evitare slittamenti fra il tessuto e le matrici, per garantire migliori lesioni al supporto. E il lavoro finale ha, tra l'altro, lavorando da sempre nel monumentale, abbiamo anche sviluppato delle matrici che contenessero alite, velite, quindi sostanze che possono reagire con il gesso presente nelle murature, formando trincite, famosite, quindi durabilità. Le matrici, sempre in termini di durabilità, contengono anche inibitori di corrosione, perché il tessuto ovviamente sia più protetto per quanto riguarda questo problema. Sempre in termini di durabilità, oltre al tessuto dorato che vedete di là, che è il nostro acciaio HTSS, c'è anche un acciaio inox. L'impiego di una matrice di tipo inorganico garantisce facilità di applicazione, perché non abbiamo più una resina da applicare, la manovalanza da impiegare in cantiere, quindi a questo punto si troverà non più prodotti di componenti da miscelare con trapano a basso numero di giri, facendo attenzione alla temperatura, con pot life che variano tantissimo a seconda se lo sto applicando d'estate o d'inverno,
su una superficie esposta al sole diretto piuttosto che no, ma avrà di fronte a sé una matrice di quelle che utilizza solitamente, una malta di tipo tradizionale fondamentalmente. Il tessuto di rinforzo che dovrà applicare non è più un tessuto che deve essere curato con particolare attenzione, che ha problematiche perché può veramente essere reciso, può essere danneggiato in modo molto semplice, quindi serve avere particolare fortezza, ma è un tessuto in acciaio, è un tessuto che ha resistenza al taglio, che se ci cammino sopra non lo trancio e non lo distruggo. L'impiego di una matrice di tipo inorganico garantisce traspirabilità al sistema, perché una matrice di tipo epossidico crea un tappo, quindi questo è sicuro, per cui nel momento in cui dobbiamo applicarlo su un supporto dobbiamo fare delle piste di assettamento che garantiscono una migliore traspirabilità comunque del supporto, una migliore reversibilità. Invece in questo caso noi abbiamo delle matrici di tipo organico che hanno una traspirabilità che non crea dei accumuli indesiderati in corrispondenza delle fasce dove effettivamente vengono posizionati i rinforzi. E l'ultimo vantaggio grande di questo sistema è che impiegando una matrice di tipo organico non abbiamo più il problema della resistenza al fuoco, perché utilizziamo delle matrici che hanno la stessa resistenza al fuoco del supporto sul quale vengono posizionate. Quindi il dimensionamento di eventuali sistemi di protezione sarà molto più semplificato, molto più leggero. Tra l'altro le matrici non contribuiscono esse stesse al carico d'incendio, al contrario di quanto accade per le matrici di tipo epossidico, e quindi è una soluzione che sotto molti aspetti, da quelli applicativi a quelli prestazionali, assolutamente è significativa e interessante. È stata certificata coerentemente con i dettami del CNR, che in alcuni punti apre alla possibilità di impiego di sistemi compositi con tessuti di differente natura rispetto a quelli usuali in vetro, carbonio, aramide, e anche all'impiego di matrici di tipo diverso. Quindi sono state testate le caratteristiche del sistema impregnato, quindi del tessuto con le varie matrici con le quali può essere applicato, e quindi è stata ricavata la deformazione caratteristica del sistema, il modulo elastico del sistema, e poi abbiamo studiato le caratteristiche del sistema applicato su uno specifico supporto, in quel caso le murette, abbiamo fatto delle prove per vedere la tensione di delaminazione, l'epsilon FDD, in modo tale che ci siano i due parametri che servono a stabilire quale sarà poi l'epsilon FD design, che sarà il minimo fra questi due valori. In realtà questa seconda prova è quello che di solito comanda nel caso di applicazioni di sistemi compositi in tutti, anche in questi SRG, è la tensione di delaminazione, e troviamo interessante, è una cosa che facciamo, metterci a disposizione anche dei singoli cantieri per fare delle prove del sistema applicato su quello specifico supporto, su quella muratura a delaminazione, quindi una prova di trazione per taglio, in modo tale che si possa progettare, proprio avendo testato effettivamente il comportamento del sistema, su quella specifica muratura e di quello specifico supporto. Quindi questo come uno dei servizi accessori che è necessario per noi proporre per essere seri in questo campo dei compositi. Concludo con una serie di interventi che in realtà abbiamo già visto ieri, sui quali mi dico un po' prese immagini dalle linee guida della protezione civile, che esplicitamente ad esempio prevedono l'impiego di tessuti in acciaio e per realizzare sistemi di connessione, come avevamo già visto ieri, e anche nel caso di rinforzo dei nodi, tessuti in carbonio, quadrassiali e varie, prevede esplicitamente l'impiego di tessuti in acciaio con matrici di tipo organico e di tipo ossidico. Qui alcune immagini insomma che abbiamo già visto anche ieri, sulle quali non mi dilungo, e chiudo quindi con l'ultimo intervento che esemplifica un intervento tipo realizzabile con sistemi SRG, quindi questa è una cupola sulla quale sono state fatte delle piste di regolarizzazione. Era una cupola con delle nervature, in corrispondenza delle nervature, anche se tra poco non si vede bene, ci sono degli elementi metallici pensati per far passare sopra a quelle nervature stesse i sistemi di rinforzo che potrebbero stare applicati.
primerizzazione. Il primer ha la duplice funzione di consolidare il supporto e di creare un grip anche di tipo chimico con le malte, le matrici, sia di tipo organico che organico, le quali vengono applicate per incollare sistemi di rinforzo. Perché viene realizzato la matrice, come si vede, è una matrice che è una malta tradizionalissima, una malta che può essere proposta in una duplice versione, completamente inorganica, con l'aggiunta di un semplice lattice acrilico, che è questo il caso. Poi può essere miscelata in sostituzione dell'acqua con una resina epossidica di componente. In questo modo si ottiene una matrice di tipo misto, ha delle caratteristiche meccaniche intermedie fra quelle epossidiche, che ovviamente hanno dei valori elevatissimi, e quelle della matrice di tipo organico, anche intermedie in termini di resistenze e traspirabilità, ovviamente, quindi è una soluzione di compromesso però estremamente efficace. Poi viene applicato a cazzuolo semplicemente il primo strato della nostra malta. Questo è il tessuto, un'immagine un po' scenografica del nostro responsabile. Applichiamo su questo primo strato, precedentemente applicato, il tessuto di rinforzo. In questo caso avrà il tessuto ad altissima tensione e sottrazione, UHPSS. E poi, come si diceva, questi sistemi si integrano benissimo con elementi di afferraggio meccanico. Poter afferrare meccanicamente un tessuto senza che si tranci in un modo in cui poi magari venga teso, significa sostanzialmente aprire la possibilità di una cosa fondamentale che, se è necessario, può essere realizzata, quella di pretensionare il sistema di rinforzo. Io posso bloccare il tessuto ad un'estremità. A quel punto, se necessario, con un semplicissimo sistema che poi vedremo qui, che è questo, realizzabile proprio in modo semplice anche nello stesso cantiere. In questo caso c'era un elemento metallico, comunque sia necessario, di connessione con le coperture. È stato fatto un foro, infilato un cilindro con una fessura intermedia, infilata poi un dado per poter utilizzare una chiave dinamometrica e dare una precompressione, una pretensionatura al tessuto di una forza e un'entità voluta. Il vantaggio di poter mettere in pretensionamento un sistema, che è una cosa che viene sempre ricercata, ad esempio anche nei sistemi FRP tradizionali, e che si ottiene veramente con procedimenti estremamente difficili, e invece qui avete visto quanto è facile, è quello che un sistema tradizionale, prima di entrare in crisi, ha necessità che tutte le eventuali irregolarità del supporto vengano stirate. Una volta che siano state completamente stirate, a quel punto la fibra, che lavora solo per trazione, entrerà effettivamente in gioco. Per stirare queste fibre, se il supporto è molto irregolare e la regolarizzazione con le piste di allentamento non è stata fatta in modo corretto, possono essere necessarie delle deformazioni anche significative. E in ogni caso il supporto, il nostro sistema non lavora finché non ci sono delle deformazioni. Quindi non è un presidio attivo, ha bisogno di essere innescato. Posizionando invece tessuti di questa tipologia, pretensionandoli se necessario, si fa in modo che questi siano attivi sin dal momento del loro posizionamento nel rinforzo della struttura e partecipino in modo congruente al rinforzo della stessa sin da subito. Una volta che abbiamo posizionato il tessuto, lo abbiamo ancorato meccanicamente se abbiamo creduto, lo abbiamo pretensionato, in questo caso lo stato fatto, ma non è necessario, però il progettista aveva ricordato di doverlo fare, a questo punto, fissate tutte le estremità del rinforzo, si procede semplicemente con l'applicazione dell'ultimo strato di malta di ricoprimento. La malta, come dicevo, ha funzione di inglobare il tessuto garantendo il comportamento d'insieme del sistema di rinforzo, ma anche la funzione di proteggere il rinforzo, contiene il vitore di corrosione, è ottimizzata e quindi è necessario curare che il sistema alla fine dell'applicazione sia perfettamente stato ricoperto con la matrice che è stata prescelta. Io penso che questa sia l'ultima immagine e sono a disposizione per domande. Non si era mai utilizzato per realizzare
utilizzare la cerchiatura del tribunale di Catanese. Non so se tu lo fai vedere qualche fotografia, perché quello è stato. Non so se c'è qualche foto dietro. E poi, se ci potevi riferire, lo stato